Saluto calorosamente e ringrazio le illustri autorità civili, militari e religiose, gli avvocati e gentili ospiti che, partecipando all'odierna cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti, conferiscono ad essa solennità e prestigio. Consentitemi di rivolgere un saluto e un ringraziamento particolare al Rettore Professor Cassella e al Dottor Vietti, Direttore Generale dell'Università, che anche quest'anno ci ospitano nell'Aula Magna dell'Ateneo. Un saluto particolare rivolgo alla collega ed amica Maria Luisa Romano, rappresentante del Consiglio di Presidenza, la cui presenza ci onora ed è motivo di soddisfazione per l'attenzione riservataci. Saluto la cara collega Teresa Corsetti, rappresentanza dell'Associazione Magistrati, impegnata per la tutela dei valori di autonomia e indipendenza della magistratura contabile. Estendo un saluto cordiale al collega Presidente Giuseppe Aloisio, che è arrivato con me in questa bella terra, e ai colleghi tutti della sezione regionale di controllo. E auguro buon lavoro al procuratore regionale Roberto Rizzi, che in splendida solitudine regge con capacità, dedizione ed equilibrio l'ufficio requirente. Prima di dare lettura della relazione, devo leggervi il messaggio, e lo faccio con piacere, di saluto che il Presidente della Corte, Angelo Buscema, ha voluto per il mio tramite rivolgere ai partecipanti a questa cerimonia a pochi giorni dal suo insediamento avvenuto lo scorso 13 febbraio. A pochi giorni dal mio insediamento quale Presidente della Corte dei Conti intendo far giungere per il tuo tramite il mio saluto a tutti presenti alla cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario 2018. È mio intendimento poter sottolineare anche in questa importante circostanza il ruolo svolto dagli uffici regionali della Corte dei Conti, quale presidio sul territorio a tutela degli equilibri finanziari del pubblico erario. Sono convinto dell'importanza del ruolo che la Corte è chiamata a svolgere nei singoli ambiti territoriali, anche in sinergia con gli enti ad essi proposti. Sarà mia cura, con il vostro prezioso contributo, far sì che la presenza della Corte assicuri sempre di più legalità e certezza per tutti i cittadini, e di conseguenza diventi motivo di crescita per tutte le comunità amministrate. Auguro a tutti un buon lavoro. Da questo scranno rinnovo gli auguri di buon lavoro al Presidente Buscema, che è anche un caro amico, per la sua presidenza che sarà sufficientemente lunga per imprimere un cambio di passo all'azione della Corte. E questa è un'esigenza assai sentita, che mi auguro venga colta dal Consiglio di Presidenza in carica, anche se in scadenza di mandato, e soprattutto dal nuovo organo di autogoverno di cui farò parte e che si insiederà non appena il Parlamento nominerà i componenti di sua spettanza, dopo che colpevolmente alla fine dello scorso anno non ha adempiuto a questo obbligo normativo. Lavoro in questo istituto dal 1983 e sono convinto che abbia ancora la capacità, pure un periodo di incertezza economica e politica, di adempiere i compiti che la Costituzione ci affida quale garante dei diritti fondamentali dei cittadini amministrati. In un'occasione come questa non si possono quindi non sottolineare le funzioni di rilievo costituzionale che la Corte svolge, sia come organo di controllo deputato alla verifica del corretto uso delle risorse pubbliche, che come giudice nelle materie di contabilità pubblica. La cointestazione in capo al medesimo organo di funzioni così ontologicamente diverse rappresenta un valore aggiunto che rafforza l'efficacia della tutela degli interessi finanziari delle pubbliche amministrazioni e anche degli interessi collettivi per la sana gestione della cosa pubblica. La Corte opera quindi in tutte le sue articolazioni e nell'esercizio dei suoi molteplici compiti quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero settore pubblico, come ebbe a scrivere il nostro Presidente della Repubblica nella sentenza della Corte Costituzionale numero 60 del 2013. In questo quadro, l'articolazione territoriale della Corte meglio consente il contrasto agli sprechi delle risorse pubbliche, ma garantisce anche un'importante funzione di deterrenza insita nell'Istituto della Responsabilità Amministrativa Contabile, svolgendo al contempo, attraverso le sentenze emesse, anche una funzione di indirizzo per il corretto esercizio dell'azione amministrativa. E anche questa è una citazione che traggo da una sentenza della Corte Costituzionale,
per la precisione la numero 371 del 1998. Purtroppo nel panorama delle amministrazioni pubbliche del nostro Paese ancora bisogna segnalare rilevanti situazioni di irregolarità e malagestio, accompagnati a volte da fenomeni di corruttela che vanno ad incidere pesantemente sulle finanze pubbliche e sul tessuto della comunità amministrata. Si deve quindi auspicare che accanto all'attività repressiva esercitata dalla magistratura ordinaria e da quella contabile si affianchi un'attività di prevenzione che passa anche attraverso la semplificazione normativa e lo snellimento delle procedure, spesso farraginose a causa dell'accavallarsi di competenze fra legislatore nazionale e regionale. In questo quadro bisogna riferire come questa sezione, così come le altre sezioni giurisdizionali della Corte, si stanno misurando con le disposizioni del Codice di Giustizia Contabile, anche in vista delle possibili modifiche da approvare nel solco previsto dalla legge delega entro il corrente anno. Le maggiori difficoltà che potrebbero e dovrebbero auspicabilmente trovare una soluzione col nuovo intervento legislativo sono state riscontrate, fra l'altro, nell'applicazione delle norme sui riti speciali, segnatamente quello abbreviato e quello per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie. Altri temi che potrebbero tradursi in modifiche normative riguardano il giudizio di conto e quello pensionistico. Per l'approfondimento di tutte queste tematiche, suscettibili di tradursi in una proposta di modifica legislativa, il Presidente della Corte ha insediato un gruppo di lavoro che dovrà predisporre l'articolato da sottoporre al Parlamento. In relazione alle materie di competenza della magistratura contabile, non si devono registrare nell'anno appena concluso significativi interventi legislativi, se non l'approvazione della nuova legge in materia di responsabilità degli operatori esercenti l'attività sanitaria, la legge 24 del 2017, cosiddetta legge Gelli dal nome del suo relatore, che ha rimodulato alcuni principi specificando, per quello che riguarda la nostra magistratura, le modalità entro cui si può esercitare l'azione di responsabilità dinanzi alla Corte e puntualizzando i criteri per la quantificazione del danno risarcibile. Nel corso del 2017 è stato emanato anche il decreto legislativo 100 che ha integrato e corretto il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, senza però toccare le disposizioni relative alla Corte dei Conti contenute nel decreto legislativo 175 del 2016. È quindi utile fare un cenno ad alcune pronunce di giurisprudenza che senza alcuna pretesa di completezza appaiono particolarmente significative per l'esercizio dell'attività giurisdizionale. Comincio dalla Corte Costituzionale e segnalo la particolarmente significativa sentenza 250 del 2017 che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'articolo 24,25 del decreto legge 201 del 2011, convertito in legge 214 del 2011, in tema di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici. È di tutta evidenza che gli effetti della pronuncia si riverberanno sui numerosi ricorsi in materia pendenti dinanzi alla nostra sezione. Merita anche una segnalazione la sentenza 257 della Corte, che ha toccato alcuni poteri del Consiglio di Presidenza in tema di organizzazione degli uffici giudiziari. Occorre poi sottolineare due pronunce particolarmente rilevanti per l'esercizio dell'attività di controllo intestata alle sezioni regionali. Mi riferisco alla sentenza 87 in materia di svolgimento ed effetti del giudizio di parificazione del bilancio regionale e alla sentenza 247 in tema di rilevanza del principio di equilibrio di bilancio. Passando all'esame delle numerose pronunce della sezione riunite della nostra Corte, vale sottolineare la risoluzione di alcune questioni di massima particolarmente rilevanti per l'esercizio della giurisdizione pronunciate nell'esercizio della tipica funzione nomofilattica intestata alle nostre sezioni riunite. Nel rimandare al testo scritto per la dettagliata in nome del popolo italiano, dichiaro aperto l'anno giudiziario 2018 della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Sussiste anche nell'ipotesi in cui il sussidio esse hanno generalmente confermato i criteri per il riparto della giurisdizione tra Corte dei Conti e autorità giudiziaria ordinaria con particolare riferimento alle società partecipate.
È stato anche ribadito il principio della responsabilità erariale degli amministratori di società private che, beneficiando di finanziamenti pubblici, lo hanno distratto dalla destinazione legislativamente prevista. Si devono poi segnalare le numerose pronunce della stessa Corte di Cassazione che hanno riconosciuto la cognizione piena ed esclusiva delle sezioni riunite in speciale composizione quale giudice naturale precostituito per legge in materia di inserimento delle amministrazioni pubbliche nell'elenco Istat. Passando ad esaminare il resoconto dell'attività della sezione di Aosta, non si può non ricordare che i dati statistici devono essere letti alla luce della ridotta consistenza organica dei nostri uffici giudiziari e anche della dimensione della regione, che conta circa 130.000 abitanti, distribuiti in 74 comuni, dei quali più della metà con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. Nello specifico dei giudizi di responsabilità, è utile riferire che nel corso dell'anno appena trascorso la sezione ha completato l'esame dei giudizi in materia di responsabilità introdotti dalla Procura regionale in tema di rimborso delle spese dei gruppi consiliari. Nelle sentenze fino ad ora pubblicate, in coerenza con decisioni già assunte, la sezione ha censurato, rispetto alla prospettazione attoria, solo quelle fattispecie in cui la spesa è risultata non documentata, ovvero estranea alle specifiche attività dei componenti del gruppo consiliare. Ancora da segnalare la sentenza numero 2 del 2017 di assoluzione relativa all'affidamento di un incarico di progettazione da parte del Comune di Verres, in cui si sono valutati come non connotati da colpa grave i comportamenti degli amministratori pubblici che avevano affidato l'incarico senza le procedure concorsuali, alla luce dei possibili vantaggi che sarebbero derivati alla comunità amministrata dalla partecipazione ad un bando per l'erogazione di finanziamenti regionali, i cui tempi di esecuzione erano incompatibili con l'espletamento della procedura concorrenziale. È stato invece sanzionato il danno indiretto derivante dai ritardi nel rilascio di alcune autorizzazioni al centro fieristico Pala Gagliardi, che hanno portato alla condanna in sede civile dell'amministrazione regionale per il risarcimento del danno patito dalla società gerente del centro per un importo assai ingente. Nella sentenza sono stati evidenziati comportamenti connotati da grave negligenza dei responsabili delle strutture regionali deputate al rilascio delle autorizzazioni richieste dalla società per realizzare le programmate manifestazioni fieristiche. Devo segnalare la ripresa, compatibilmente con le esigue risorse di personale a disposizione, dell'esame dei conti giudiziari alla luce delle nuove disposizioni emanate dal Codice di Giustizia Contabile. Il giudizio di conto, che è una delle attribuzioni storiche della Corte dei Conti, risponde al principio generale, sancito all'articolo 103 della Costituzione, che le risorse provenienti dalla generalità dei contribuenti e destinate al soddisfacimento dei bisogni pubblici devono essere assoggettate alla garanzia della correttezza della gestione. Questo riscontro va fatto sulla generalità dei soggetti che maneggiano denaro pubblico e per questo è stata istituita presso ogni sezione l'anagrafe degli agenti contabili, tenuta in un apposito sistema informativo nel quale devono confluire i dati forniti dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione. Il codice ha previsto che i conti siano trasmessi alla Corte mediante tecnologie informatiche e a tal fine la Corte si è dotata del sistema Sireco che a garanzia dell'adempimento deve essere individuato responsabile del procedimento. Richiamiamo perciò in questa sede l'attenzione delle amministrazioni regionali per attivare correttamente la dialettica di riscontro e controllo prevista dalle norme. Sono invece rimaste ferme le disposizioni che prevedono l'intervento della Procura regionale nel caso di inadempimento all'obbligo di trasmissione. In materia di conti giudiziari vale anche segnalare la sentenza del Consiglio di Stato 5545 del 2017 che ha riconosciuto la qualifica di agenti contabili di fatto agli esercenti l'attività alberghiera cui il Comune con regolamento comunale ha imposto gli obblighi di riscossione dell'imposta di soggiorno. Nel sistema giudiziario italiano il contenzioso pensionistico è ripartito tra il giudice ordinario e quello contabile, cui è assegnata la cognizione delle pensioni pubbliche.
Il sistema previdenziale dei dipendenti pubblici, in passato connotato da rilevanti differenze rispetto a quello privato, tende sempre più ad uniformarsi riguardo alle tipologie dei trattamenti generali garantiti, ai requisiti per l'accesso e al sistema di computo contributivo. Il processo di armonizzazione è stato ulteriormente completato con l'assegnazione della gestione delle pensioni pubbliche all'INPS, subentrato all'INPDAP nei rapporti e nei relativi contenziosi. Il nuovo codice di giustizia contabile ha confermato, pur con qualche significativa modifica, l'assetto generale del giudizio, siccome configurato dalla legge 205 del 2000, che lo aveva conformato in buona parte alle disposizioni processuali civili previste per le controversie individuali in materia di lavoro. Con la stessa legge era stato già previsto che le controversie pensionistiche, inizialmente decise in composizione collegiale, venissero decise in primo grado in composizione monocratica attraverso magistrati in funzione di giudice unico delle pensioni. La sezione ha trattato tutti i ricorsi pervenuti, per lo più relativi alla perequazione delle pensioni, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale 70 del 2015. Il meccanismo della rivalutazione automatica, come è noto, consente l'adeguamento dei trattamenti pensionistici alle variazioni del costo della vita. Peraltro, per rispettare gli impegni di bilancio, con il Decreto Legge 65 del 2015 è stato introdotto un meccanismo di gradualità nelle perequazioni automatiche in misura decrescente man mano che il valore della prestazione. Il sistema così ridisegnato è stato sottoposto di nuovo al vaglio della Consulta, che appunto lo ha deciso con la sentenza che ho appena citato, 250 del 2017. Nelle more di questa pronuncia, il giudice unico di questa sezione aveva comunque già respinto la domanda di perequazione del trattamento pensionistico per le pensioni superiori al triplo del minimo pensionistico INPS, mentre tutti gli altri ricorsi sono stati sospesi e quindi verranno trattati nel corso del corrente anno alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale. È stata appena definita, questione di qualche giorno fa, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice unico delle pensioni di questa sezione in tema di riscatto del servizio prestato dai dipendenti locali nella qualità di vice pretore onorario, e la Consulta ha accolto la prospettazione che la nostra sezione ha portato al suo esame. Al termine del mio intervento, credo di poter dire che il lavoro della Procura requirente e quello della sezione sono stati svolti nel rispetto del ruolo che la Costituzione assegna alla Corte dei Conti e nella scrupolosa osservanza delle garanzie che l'ordinamento prevede per i destinatari dell'attività giudiziaria. Analogo impegno e rigore verrà assicurato nel corso dell'anno giudiziario che si apre per garantire la tutela delle risorse pubbliche destinate alla comunità amministrata e valorizzare di conseguenza il lavoro onesto svolto dalla stragrande maggioranza degli amministratori e dipendenti pubblici. A conclusione, desidero rivolgere un ringraziamento e un saluto ai colleghi a mio fianco che hanno garantito la funzionalità del Collegio. Un particolare apprezzamento lo devo rivolgere al Procuratore regionale e alla classe forense che ho avuto modo di conoscere e apprezzare per il contributo di qualità garantito al corretto andamento della dinamica processuale. Ringrazio sentitamente i militari della Guardia di Finanza che per missione istituzionale collaborano con l'ufficio requirente della Corte, approfondendo con particolare professionalità le tematiche che confluiscono nei giudizi sottoposti al vaglio di competenza della sezione che presiedo. Ringrazio altresì l'Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato, che nell'ambito delle rispettive competenze hanno fornito e forniscono la più ampia collaborazione agli uffici della Corte per il miglior svolgimento del servizio della giustizia. Da ultimo, un ringraziamento particolarmente sentito va al personale amministrativo della sezione, che ha fornito un supporto qualitativamente legato all'attività dei magistrati, mentre un ricordo particolare rivolgo alla memoria della signora Ivana Montrosé, recentemente scomparsa, che è stata per anni un punto di riferimento qualificato per tutto il nostro ufficio. Ringrazio tutti i presenti per l'attenzione che avete prestato a questo mio intervento e invito il procuratore regionale, dottor Rizzi, a svolgere il suo intervento. Signor Presidente, signori giudici, autorità, signore e signori.
L'anno da poco trascorso è stato denso di novità, sia sul versante del contesto operativo nel quale la Procura Contabile opera, che sul versante delle iniziative completamente assunte. Per ciò che attiene agli aspetti di contesto, occorre fare riferimento innanzitutto all'entrata in vigore del Codice della Giustizia Contabile. Dopo gli iniziali sospetti, nascenti più dalle resistenze psicologiche a confrontarsi con un intervento legislativo di riforma capillare dei giudizi celebrati innanzi alla Corte dei Conti, che dalla reale portata dei cambiamenti introdotti, la metabolizzazione dell'intervento di codificazione è avvenuta senza particolari problemi. Vista dalla prospettiva della Procura, la riforma ha confermato alcune rigidità introdotte negli ultimi anni, come ad esempio la subordinazione dell'avvio dell'attività istruttoria alla ricorrenza di specifica e concreta notizia di danno, cioè informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati. In altri casi, la più recente giurisprudenza parrebbe intenzionata ad accedere, a fronte di un disposto normativo equivoco, ad interpretazioni intese a superare dette rigidità, come nel caso delle condizioni di proponibilità dell'azione per danno all'immagine, laddove parrebbe ritenere non più indispensabile l'esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna per la ristretta cerchia di delitti contemplata dalla precedente normativa, in tal modo ampliando l'ambito dei possibili interventi della Procura Contabile. Per altro verso, il nuovo codice ha incrementato anche la trasparenza dell'attività istruttoria del pubblico ministero. Probabilmente nate come reazioni ad una indubbiamente comprensibile ostilità verso prassi operative caratterizzate da esasperata opacità, le misure improntate a uno spiccato rigore operativo introdotte dalla riforma per la fase istruttoria sono da considerare presidi di civiltà, funzionali all'esplicazione piena del principio del giusto processo. In particolare, la previsione della veicolazione degli impulsi investigativi con atti tipici, cioè i decreti, e l'imposizione di un obbligo di motivazione degli stessi non rappresentano un fastidioso appesantimento dell'attività inquirente, ma risultano essere una giusta forma di garanzia per i soggetti coinvolti. È evidente che un eventuale minor grado di formalismo avvantaggerebbe la speditezza dell'attività istruttoria. Tuttavia, quello che potrebbe apparire a un giudizio superficiale un ostacolo all'azione di repressione delle condotte causative di danno erariale, a una più meditata e lungimirante riflessione si pone come un meccanismo di valorizzazione di quei bisogni di trasparenza annoverabili nel genere delle esigenze difensive. Come pure nella medesima prospettiva è orgogliosamente da inquadrare la previsione della finalizzazione dell'attività istruttoria del pubblico ministero, oltre che all'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione contabile, anche all'accertamento di fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile. Si tratta di una norma che esalta la missione istituzionale dell'ufficio del pubblico ministero quale organo di giustizia, certamente rigoroso ma non insensibile alle reali contingenze. Ebbene, in questa nuova, seppur per alcuni aspetti perfettibile, dimensione nella quale la Procura è stata proiettata dal nuovo codice di giustizia, della giustizia contabile, sono state assunte importanti iniziative. Naturalmente la limitata consistenza numerica dei soggetti convenibili innanzi alla Corte dei Conti, ulteriormente circoscritta dalla interpretazione estremamente limitativa delle sezioni unite della Cassazione in tema di controversie afferenti alla responsabilità per mala gestio imputabile a amministratori di società a partecipazione pubblica, da un lato, e il fatto che le attività di impiego delle risorse pubbliche in larga misura sono espressione di buona e virtuosa amministrazione, hanno ripercussioni inevitabili sulle dimensioni quantitative dei risultati. Non posso quindi ostentare strabilianti risultati in termini numerici. Sotto il profilo qualitativo, però, le energie investite hanno prodotto effetti di rilievo. Ebbene, queste energie per la quasi totalità sono state assorbite dalle complesse attività istruttorie esitate con l'avvio dell'azione di responsabilità amministrativa nei confronti di numerosi esponenti di vertice dell'amministrazione regionale, la gran parte dei quali titolari di cariche elettive, per l'erogazione di ingenti finanziamenti, circa 140 milioni, a beneficio della controllata Casinò. Nel segmento temporale circoscritto dai limiti rivenienti dalla disciplina della prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità, e cioè tra luglio 2012 e dicembre 2015, l'amministrazione regionale, con 4 operazioni di erogazione di liquidità con finalizzazioni disomogenee,
ha finanziato reiteratamente, ogni volta per importi estremamente cospicui, attraverso moduli operativi altamente articolati, un'impresa controllata che ad opinione della Procura presentava palesi segnali di gravissima sofferenza con indicatori di debolezza strutturale che compromettevano irrimediabilmente l'attitudine all'autonoma sopravvivenza dell'immediato e rendevano inverosimile ogni più benevola prospettiva di recupero nel futuro. Questo ausilio finanziario è apparso alla Procura non una, seppur discutibile, iniziativa dagli esiti incerti di sostegno a un processo di innovazione strategica per agevolare il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e il recupero della redditività di una società controllata in crisi, ma una irrazionale e consapevole allocazione di cospicue risorse pubbliche per il sostegno di un soggetto imprenditoriale non in grado, in base agli inequivoci segnali di contesto, di assicurare ragionevoli equilibri dei saldi della gestione. Gli approfondimenti istruttori hanno evidenziato profili di criticità in ordine innanzitutto all'architettura dell'operazione di finanziamento a favore della casa da gioco. In proposito deve rilevarsi che la vigorosa assistenza finanziaria al casinò, pur se condotta con lo stentato intento di perseguire finalità pubblicistiche, a questa procura è sembrata prestata in spregio di ogni regola posta a presidio dell'economicità, efficacia, efficienza dell'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche, eludendo il divieto previsto dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato, e si è risolta in una ingiustificata dissipazione di provviste erariali di enorme consistenza. Accanto a tale modalità di assistenza, realizzata attraverso iniezioni di liquidità, la Regione è anche intervenuta con modalità meno evidenti. Infatti l'alimentazione di una teorica, e tenendo conto delle perduranti gravi difficoltà, probabilmente solo artificiale, prospettiva di continuità aziendale, si è realizzata con la riduzione dei tassi di interesse sui mutui e quindi con l'attenuazione per casinò degli oneri finanziari connessi ai finanziamenti, con l'alleggerimento dell'indebitamento attraverso l'elisione di una quota consistente, 30 milioni del debito nei confronti della consorella Finaosta attraverso ulteriori risorse provenienti dal soggetto creditore, con il mantenimento della riduzione operata nel periodo precedente a quello preso in esame dal 40 al 10% della quota di introiti dei giochi che la società è tenuta a corrispondere alla Regione ai sensi del disciplinare, con il fondo alimentato con la percentuale del 6% degli introiti di spettanza della Regione relativi all'anno precedente, così come previsto dal medesimo disciplinare. Insomma, una variegata gamma di aiuti, tutti realizzati non avvalendosi dell'unico strumento all'uopo utilizzabile, quello previsto all'articolo 3,2 della legge 49 del 2009, con ogni evidenza troppo condizionato dalle rigidità della finanza pubblica e frutto per lo più di alchimie finanziarie elaborate ricorrendo a ad architetture complesse non sempre di agevole decriptazione e con taluni connotati di dubbia coerenza con gli imperativi precetti posti a presidio di principi del diritto societario, del diritto dell'Unione Europea e delle norme di sana gestione delle risorse pubbliche e comunque non in grado di portare ad una situazione aziendale stabilmente riequilibrata. Le uniche componenti costanti sono state la sapiente e consapevole regia alternativamente della Giunta e del Consiglio regionale e l'impiego di risorse oggettivamente pubbliche, sebbene talvolta reperite presso operatori economici con veste privatistica, ma sempre saldamente sottoposti a controllo regionale. Ulteriori rilevanti criticità poi sono emerse in relazione all'utilizzazione, per giustificare la praticabilità di interventi di soccorso finanziario da parte dell'APA, di valutazioni prognostiche delle prospettive di sviluppo macroscopicamente ottimistiche, fondate su scenari inverosimili e assai poco attendibili, nonché in ordine all'ingiustificata rilevazione in bilancio di imposte anticipate, operazione contabile che ha permesso di non esporre perdite per oltre 28 milioni di euro e conseguentemente consentito di far apparire meno deficitaria una situazione contabile già di per sé fortemente allarmante. Valuterà il giudice la fondatezza della ricostruzione attorea. Certamente gli indicatori sintetici dell'attività del casinò mostravano e continuano a mostrare l'insussistenza di margini di redditività tali da rendere credibile la sussistenza di una duratura situazione di autosufficienza, in grado di assicurare l'assolvimento pieno e puntuale, oltre che degli ordinari oneri di funzionamento, anche degli impegni nascenti dai finanziamenti contestati. L'unica prospettiva di sopravvivenza era, e pare continuare ad essere, il sostegno finanziario della Regione. È vero che le rate, seppure alleggerite per effetto di generose concessioni di lunghissimi periodi di preammortamento,
di rimodulazione dei piani di ammortamento e di drastici abbattimenti del costo dei finanziamenti stessi, addirittura del 600%, passando da un tasso originario del 6% a quello dell'1%, sono state onorate e che addirittura una parte della quota di capitale del mutuo più remoto fra quelli considerati è stata restituita. Ma ciò è avvenuto solo grazie all'impiego di ulteriori risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione. La rotatività delle iniezioni di liquidità ha costituito e seguita a rappresentare il rimedio immunizzante come il rischio di perdita della capacità solvente della casa da gioco. La gran parte delle risorse confluite su Casinò, peraltro, non è stata attinta dalle ordinarie disponibilità regionali, ma è stata reperita attraverso complesse ed estremamente articolate operazioni di drenaggio compiute sulla controllata di secondo livello Compagnia Valdostana delle Acque. Questa società ha rappresentato un salvadanaio sorprendentemente pingue, dal quale è stato attinto, per sostenere finanziariamente il Casinò nel quinquennio considerato, l'importo di 80 milioni di euro. E al quale più di recente si è fatto ricorso, articolo 2 della legge regionale 7 del 2017, per l'ulteriore ed integrale finanziamento di 27,2 milioni del nuovo piano di ristrutturazione aziendale della medesima casa da gioco. Sorprende che la prospettiva, seppur rallentata a seguito dell'approvazione nel giugno 2017 delle disposizioni integrative della legge Madia, della quotazione sul mercato telematico azionario di Borsa Italiana di un soggetto imprenditoriale dinamico e capace di portare avanti una gestione profittevole, seppur con qualche opacità strategica, come la vicenda dell'acquisto di turbine ed altro materiale idroelettrico di provenienza cinese sembra dimostrare, non costituisca un freno alla voracità finanziaria della Regione. Articolo 27 della legge regionale 2016 e 27 della 21-2017, che hanno previsto il riversamento alla Regione di oltre 100 milioni per due annualità. Essendo al vertice della filiera societaria di controllo, dovrebbe massimamente adoperarsi per evitare che i continui prelievi delle riserve straordinarie e distribuzione degli utili di esercizio possano deteriorare la robustezza finanziaria della controllata e conseguentemente compromettere il buon esito del collocamento sul mercato delle sue azioni. La vicenda Casinò ha quasi saturato le potenzialità istruttorie del piccolo ufficio della Procura della Valle d'Aosta, ma non le ha comunque esaurite. Sono stati aperti 67 nuovi fascicoli istruttori con una giacenza residua di 494 procedimenti, operate 55 istruttori e conferite 4 deleghe per adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza. Ne è stata disposta l'archiviazione di 58 procedimenti per l'insussistenza delle condizioni per il proficuo esercizio delle azioni. È stato anche redatto un appello incidentale su una sentenza riguardante i cosiddetti costi della politica. La sentenza impugnata ha confermato la linea di rigore manifestata anche in altre precedenti pronunce nei confronti di capigruppo del Consiglio regionale. È fondata su 4 capisaldi, e cioè la riconducibilità dell'obbligo di rendicontazione al capogruppo e il conseguente radicamento su tale soggetto delle responsabilità ricollegabili al suo omesso o inesatto adempimento, la non eludibilità dell'incombenza della conservazione della documentazione delle spese effettuate dal gruppo, l'insensibilità del giudizio di responsabilità amministrativa alle peculiari connotazioni strutturali e funzionali dei gruppi consiliari, la sindacabilità della pertinenza della spesa rispetto ai compiti istituzionali, senza che la valutazione dell'inerenza possa dar luogo ad un inammissibile sindacato sul merito delle scelte discrezionali. La medesima pronuncia, tuttavia, oltre a dichiarare in parte prescritta la pretesa reale, ha parzialmente rigettato la domanda.